ragazzi, benvenuti sul canale TecnoAlex 73. Oggi parliamo della Asus Nova Go 2 in 1. È veramente un bel attrezzo, un bel device. Alluminio liscissimo, satinato, antigraffio. E allora abbiamo, vediamo. Allora, sul lato abbiamo una porta HDMI, il jack per le cuffie, poi cosa c'è? Bilanciere del volume e il tastino per l'accensione. Sull'altro lato abbiamo una porta USB, il buco per caricare la batteria e un'altra porta USB, quindi due porte USB. Allora, display è da 13 pollici, veramente fatto bene, spettacolare. Liscio, leggerissimo. Se lo accendiamo, il sistema operativo è Windows 10S in origine, ma io l'ho già portato al Windows 10 Pro, perché col sistema operativo Windows 10S non tutte le cose ci girano. Praticamente è una specie di ibrido. Allora io ho stabilizzato un attimo il sistema operativo, anche perché tanto era l'installazione e il download di questo sistema operativo era già previsto all'acquisto, quindi era nettamente gratuito. Poi abbiamo il, non so se si vede, il touchpad con il fingerprint per l'impronta digitale. Qua se ne può registrare fino a 10, mi pare, adesso non mi ricordo. È un LTE 256 GB SSD e 4 GB di RAM, ottimo per, io l'ho testato con giochi, video, vabbè, poi classico email, social. L'unica cosa non va bene per editing, perché forse ci vuole un processore un po' più superiore per fare dell'editing, perché ci sta troppo a creare dei video, a convertirli, crearli tutti e farli completamente pronti poi per la condivisione su YouTube. E dicevamo, sì, ok, bellissimo anche dentro. La particolarità, aspetta che lo sblocco un attimo. Ok, abbiamo sbloccato. Dicevamo, ah sì, spettacolare, perché guardate, completamente pieghevole. Quando si piega tutto, che si mette la tastiera dietro e il display viene messo davanti, praticamente va in una sorta di impostazione tablet. E quando lo si rimette con Windows e quando lo si rigira, in automatico ritorna un PC. Un PC dove c'è chiaramente, dove abbiamo un touchscreen, come si può vedere. Si clicca due volte, si apre il browser. Adesso non so se lo metti a fuoco bene, più o meno. Adesso c'è anche i riflessi della luce. Completamente touch, tanta roba. E come dicevo, vedete, quando abbiamo l'applicazione lo giriamo, lo mettiamo dall'altra parte e lui diventa un tablet. La tastiera si stacca automaticamente. Lui diventa un tablet da 14 pollici, 13 pollici e mezzo per la precisione. Veramente carino, ben fatto, abbastanza rapido. Adesso non so se è collegato. Sì, no, adesso è in LTE. In LTE non è attaccato al wifi, è in LTE perché è anche LTE, quindi è sempre possibile essere connessi ovunque si è, dovunque si porta questo gingillo. Ok. Diciamo che tenerlo in mano è veramente spettacolare, è di un liscio, è un satinato, un alluminio satinato veramente spettacolare. La batteria è una cosa formidabile. Una volta che la batteria si porta al 100%, si stacca il caricabatterie e si utilizza, chiaro, con un utilizzo diciamo medio, non che ci si gioca 12 ore al giorno, perché sennò. Ma usandolo normalmente come un PC normale, guardando video, Netflix, YouTube, quella roba lì, si arriva quasi a una settimana di batteria.
Al sesto giorno ti dice collegare il caricabatterie perché siamo arrivati al 20% di batteria e ci fai ancora un giorno e mezzo. È una cosa fantastica. Non fa rumore, non si sente niente. Silenziosissimo, leggerissimo, spettacolare. Diciamo che Asus ha veramente sfornato un bel prodotto a sto giro, ma tanta tanta roba. Diciamo che questo è il futuro dei PC con gli hard disk SSD che non si sentono, non fanno rumore, non consumano. Sono veramente spettacolari. Poi nella porta USB, vabbè, io ci ho messo il gingilletto, come vedete qua, la chiavettina per poter utilizzare il mouse come fosse un vero PC. E niente, veramente comodo e spettacolare. Pratico, uno se lo porta dietro peserà 1 chilo forse. Non l'ho mai pesato, però mi sembra che lo davano 1 chilo, 1,2 kg, niente di particolare. Veramente spettacolare, è un prodotto da prendere, provare a utilizzare, è veramente bello. Va bene ragazzi, questo è quanto per questo Asus 2 in 1 che fa sia da PC che da tablet, va benissimo per il multimedia, per l'intrattenimento, per guardare serie TV, film, video, è veramente spettacolare. Va bene, se vi è piaciuto il video mi raccomando il pollicione, noi ci vediamo prossimamente su questo canale sempre e ciao a tutti!